Salve e bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di come utilizzare Stellarium per simulare il transito di Mercurio dell'11 novembre, che ormai si avvicina tra 24 giorni. Quindi ci iniziamo a preparare per capire bene come poter studiare questa osservazione di questo evento particolare. Quindi, come sappiamo, il transito di Mercurio insieme a quello di Venere sono dei transiti molto rari e quindi dobbiamo cogliere il momento giusto, opportuno per poterli osservare. Il prossimo transito, infatti, già si sa che sarà nel 2032. Quindi vi consiglio vivamente di approfittare di questo evento e di non farvi trovare impreparati, quindi cercatelo di osservare in qualsiasi modo vi è possibile. Raccomando di non osservare il sole direttamente senza l'utilizzo di un filtro solare, che vi consiglio nella scritta qui sotto. E cliccate sul link che troverete una serie di filtri che potete utilizzare con il vostro strumento, che sia telescopio, reflex, binocolo o quant'altro. Allora, adesso passiamo all'utilizzo di Stellarium e settiamo la data dell'11 novembre con il luogo di osservazione, che nel nostro caso è diciamo a Caserta. Ok, allora, date ora, impostiamo l'11 novembre, eccolo qua, e impostiamo la data, l'ora di inizio, che è verso le 13:35, quindi ci orientiamo verso il sole, che è abbastanza alto. Ecco, come vedete, già qui si può notare il pianeta Mercurio che si avvicina al Sole. Come vedete, siamo ad altissimi ingrandimenti, quindi già aspettatevi che dovete utilizzare un ingrandimento abbastanza alto per poter osservare il transito. Allora, ora impostiamo il nostro luogo, la posizione. Vediamo un po' Caserta. Francia, Italia. Eccolo qua, pianeta Terra. Caserta, Italy. Ok, a 62 metri dal livello del mare, sole. Lo cerchiamo. Eccoci qua, ci avviciniamo lentamente. Quindi, volendo, è possibile già osservare Mercurio per chi è bravo, per chi ci riuscirà prima del contatto. Allora, come avete visto, abbiamo impostato un pochettino il luogo dove ci diciamo troviamo. Abbiamo impostato tutti i parametri, abbiamo impostato la data, l'11 novembre e l'ora. Allora, il contatto iniziale è alle 13:35. Quindi dovremmo, infatti, come vedete, Mercurio si avvicina sempre di più al Sole. Ok, ecco qua, vedete come ad alti ingrandimenti. Ecco qui, simuliamo. Eccoci qua, il contatto, primo contatto alle 13:35. Vedete, Mercurio è vicinissimo al Sole, infatti attraverserà, sì,
il sole nella sua parte centrale, come possiamo ben capire. Eccolo qui. Possiamo un pochettino accelerare il tempo giusto per vedere in modo più veloce. Eccolo qua. Il nostro Mercurio sta attraversando il Sole. Ora infatti non lo vediamo, ma possiamo Mercurio. Eccolo qui. La croce ci indica il pianeta dove si trova. Quindi, per osservare il Sole, dobbiamo mettere un filtro solare e non vedremo una pallina nera che si muove lungo il Sole. Quindi avremo diverse ore per osservare tutto il passaggio del pianeta. Questo è un piccolo tutorial, quindi buon divertimento per simulare questo transito, studiare con quanti ingrandimenti sarà possibile osservarlo nel migliore dei modi, l'attrezzatura e quant'altro. Se questo video vi è piaciuto, potete lasciare un mi piace, potete iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati su tutti i video che usciranno. Grazie per avermi seguito e buon transito per l'11 novembre. Ciao e alla prossima!